dobbiamo fare una ricetta insieme proprio estiva. È la classica ricetta che si può mangiare fredda o tiepida oppure leggermente calda. Di che cosa parlo? Pomodori con riso di casa Mariola, ok? Quindi, patate, zucchine, pomodori da riso, riso già lavato, arborio, poi è un misto di erbette, ciò, e basilico, senti musichetta, cipolla rossa, aglio, cipolla fresca, santoreggia del terrazzo mio, e rosmarino pure del terrazzo mio, e basilico pure del terrazzo mio. L'origano no, è siciliano, eppure l'olio è siciliano. Adesso iniziamo subito, facciamo le patate, che devono essere buone. A me piace con la buccia, ok? Quindi faccio a spicchioni così, ricetta che ce la sentiamo molto romana questa ricetta, è molto romana, poi la faranno anche in altre parti, però i pomodori riso si trovano nelle rosticcerie romane, è una cosa classica proprio. Le scottiamo le patate, così le facciamo perfette, e sempre un pizzico di sale dentro, belle. Sentite che sax, è roba buona qua, roba bella, roba che si ascolta, fighissima. Allora, zucchine le faccio grossolane, proprio grosse grosse, così si cuoceranno come le patate. Io lo so la domanda che vi state facendo, ma scottata che significa? Due minuti proprio, guardate, non sono cotte, le faccio vedere, faccio rendere conto, guardate. Vedi, sono ancora dure, vedi il coltello non va dentro. Metto le zucchine qua dentro, poi prendo le patate. Pure a ritmo di musica vado, nel senso che mi brucia a ritmo di musica. Vado così. Poi a me mi piace questo: cipolla fresca, un po' grossolana, un po' di rosmarino. Ci metto le patate e il rosmarino. Stanno così. Sono amici proprio, vai così. Poi aglio, che fai? La patata e il rosmarino, ci metti l'aglio e lo metto così con la camicetta. Poi olio dei magici fratelli Ligari, ecco qua, dalla Sicilia. Oh, ce vuole sale, pepe nero, poi con queste sante mani, così, una bella giratina, così. Guardate qua che spettacolo, vai. E già qua ti viene voglia da mangiare, perché tutti questi colori, sta bellezza, sta freschezza, è fondamentale per noi, che prima mangiamo con gli occhi. Poi, parliamo di pomodori. Oh, questi sono pomodori riso. Ma vedete, sono imperfetti, sono diversi, di grandezza tutto quanto. Non vi fate vedere, non vi fate mai beccare e comprare i pomodori per farcire riso belgi, o olandesi, vi vedo, li laviamo bene bene, cosa fondamentale, tagliamo bene, vedete, la parte superiore, così, svuoto piano piano il pomodoro con un cucchiaio, facendo attenzione di non rompere il fondo del pomodoro, perché deve essere il contenitore del nostro riso. Allora, che vi stavo dicendo, che il pomodoro deve essere buono, perché se non è buono il pomodoro, saporito, gustoso, in piena estate, il riso non sa di niente, vedete, bello maturo, non quelle cose acerbe. La polpa la metto dentro al passo verdure, come una volta, così schiaccio il pomodoro, poi spicchio d'aglio. Oh, qui si deve sentire essere buono, perché c'è solo riso e pomodoro, quindi prendo uno spicchietto d'aglio, una parte taglio così, la riduco in crema schiacciata bene bene. Metto qui dentro il basilico di casa Mariola, coltello di ceramica. Nel frattempo ci metto anche il riso. Riso arborio usato, lavato bene fino a quando non è più bianca l'acqua. E lasciate insaporire, ma non è finita qua. Origano, buono con la ciuffetti. Olio, sale. Poi il cipollotto non ce lo mette, che stiamo a fare? Lo taglio proprio sottilmente, così nessuno lo vede, nessuno se ne accorge, nessuno rompe, perché tutti dicono che gli piace, però la roba con cucinata con l'aglio e la cipolla è un'altra cosa, ragazzi. Cipollotto non tutto, mescolo bene bene, e poi io voglio mettere pure la santoreggia di casa mia, eccola qua, però non è obbligatoria. La santoreggia è buonissima, guardate com'è fatta.
Vedete? Allora, io adesso assaggio la salsetta. Un altro po' di sale. Allora, avete capito perché è importantissimo la qualità dei prodotti? È solo riso, pomodoro, olio, aglio ed erbette. Adesso incominciamo a riempire i pomodori. La cosa che vi suggerisco è questa: tenete il riso con tanto tutto quanto il pomodoro e le erbette per circa un'oretta, sarebbe meglio, così diventa ancora più gustoso e saporito. Metto il liquido dentro i pomodori, così, che servirà del liquido per cuocere bene il riso. Metto i coperchietti, dato che non era sufficiente, un altro goccetto d'olio, mettiamo, e poi al forno. 180 gradi, quanto tempo ci vuole per cuocere il riso? 40-50 minuti in questa maniera. Ci vediamo fra 40-50 minuti, assaggiate ogni tanto se è cotto il riso, e poi ci vediamo sotto l'ombrellone a mangiare i pomodori di riso con le patate. Siamo andati in palestra, siamo tornati, olè! E questo è il risultato. Pomodori con riso, dicono a Roma, con riso. Ecco qua. Guardate qua che meraviglia. Sbruciacchiati, il riso, oh, adesso è cotto il riso. Sentite la musichetta. Allora, serviamoli, mi viene il ritmo. Qual è il più bello? Pa, 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 pa. Vado così. Per camera woman, guarda che robetta. Guarda qua le zucchine come sono rimaste, le patate. Oh, qua le patate non devono essere croccanti, devono essere morbide. Per chi conosce bene il pomodoro con riso, la patata che l'accompagna è morbida, succosa. Poi, mi piace pure questo qua un po' spiegato del basilico. E adesso assaggio io. Io guardo come lo mangio il pomodoro con riso. Ah, mamma mia, qua è da morire. Mi date 2 minuti per piacere, non ce la faccio. È impossibile mangiarla adesso. Chi è qua? Mamma mia. Parara. Guarda, guarda come fuma. Guarda che faccio, da zozzo proprio. Ah. A noi ci piace godere. Vai, metto pure un po' di basilico fresco e poi vado. Il segreto dove sta? Tutto cose fresche di stagione, sono buonissimi. Non ho messo formaggio, non ho messo niente, solo erbette e il pomodoro maturo giusto in questo momento. Ragazzi, fateli, sono da paura. Se possono mangiare sempre, freddi, caldi, bollenti, sono sempre buoni. Via il pomodoro con riso e le patate succose. Mamma mia, vai. Mamma mia. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.